Ciao a tutti! Dunque, oggi parliamo di 5 cose che mi piacciono della Germania. Visto e considerato che sono stata accusata alcune volte di criticare troppo la Germania, quindi dirò 5 cose che mi piacciono. Prima sono le piste ciclabili, perché ci sono, innanzitutto, a differenza del mio paesino dove sono nata, che neanche ha i marciapiedi per alcuni tratti. Bisogna dire la verità, non ha i marciapiedi. Per cui sono molto felice che appunto in Germania ci siano le piste ciclabili e che io non rischi la vita quando vado in bicicletta. Si stanno un po' ampliando, perché non sono forse così, diciamo, dispiegate per tutta la città. Non sono in tutta la città, non sono nel 100% della città come forse sono in Olanda, questo non lo so. Però diciamo che in Olanda mi hanno detto che ci sono addirittura i semafori per la bicicletta. Non so se sia vero, confermatemi questa cosa nel caso. La seconda cosa che mi piace personalmente sono i corsi di tedesco perché sono fatti bene. Almeno io mi sono sempre trovata bene nell'università popolare che frequento. Non posso dire assolutamente niente per criticare. La terza cosa che mi piace, che secondo me almeno è una bella idea, il sistema duale, dove appunto c'è la formazione 1 o 2 giorni a settimana, per il resto si lavora già in una ditta, perché almeno non è uno studio troppo teorico, scusate, ho singhiozzo, troppo teorico per le persone che non amano stare ore e ore all'università a studiare teoremi. Poi la quarta cosa che mi piace è che c'è leggermente più apertura mentale rispetto al paesello del cavolo dove sono nata e cresciuta purtroppo io. Dove quello che io non sopporto, ma nelle persone in generale, non solo in Italia, è una persona che mi dice: ah, tu sei così, ti guardo e decido già per te. Tu te sei così, tu non devi rispondere male. A me già da piccola veniva da bestemmiare, cioè, dico, perché saprò io cosa voglio, no? E poi anche se non so cosa voglio, ci rifletto un po', trovo una decisione, ma non decidi comunque. Questo giusto per dire. Quindi un pochettino più aperti mentalmente, ma la stessa cosa si può dire per la Repubblica Ceca, per quello che ho visto nella Repubblica Ceca. E poi, un'altra cosa che mi piace molto della Germania è che ci sono delle donne piuttosto forti. Altra cosa che c'è in comune con la Repubblica Ceca, perché non è che sia proprio d'accordissimo su alcune cose che ho visto in Italia. Per esempio, addirittura la mamma di una persona che conosco, quindi una donna, rompeva le palle alla sua nuora, perché questa dopo lavorare, insomma, era un po' stanchina, non sempre aveva voglia di fare i piatti sempre lei, intanto che l'altro non faceva una mazza a casa e quindi la cazziava. E sì, però lei lavora, cioè torna a casa, continua a lavorare, intanto l'altro non fa una mazza. Quindi, cioè, la divisione dei lavori secondo me è una cosa giusta a casa, appunto. Io la penso così, sparatemi. Non lo so. Tanto non cambierò mai idea su questo. Quindi io vi ringrazio per tutto quello che avete dovuto ascoltare. E non so se fare 5 cose che non mi piacciono dalla Germania o 10 cose che non mi piacciono della Germania, così faccio incazzare tutti, perché 5 cose che ti piacciono e 10 che non ti piacciono. Tu odi la Germania, tornatene nel paesello. La tentazione c'è. Vediamo un po' se resisto o no. Nel frattempo mi mando un bacio da Alessandra.